madre, in questo ultimo anno mi piace parlare di numeri e di cifre, ha tanto tatto, oltrepassato il traguardo dei 100.000 visitatori dai 65.000 dell'anno precedente e ha aumentato del 70,9% la percentuale degli spettatori paganti. Questo mentre contemporaneamente si faceva tutto un percorso sul sociale che ha fatto nascere Madre per il Sociale, oltre 2.000 bambini, oltre 14 associazioni, oltre 15 operatori che hanno lavorato con noi per tutto l'anno, che hanno permesso da Scampia a Chiaia, da Posillipo a Ponticelli di arrivare a Napoli, di arrivare nel centro storico di Napoli e vivere questo museo come casa. Un grande visionario del Novecento, Dorner, che è stato direttore del museo di Hannover negli anni 20, dal 25 in poi, ecco, diceva che i musei devono essere delle centrali elettriche. Cioè, perché una centrale elettrica? Perché l'idea che ci sia un luogo come questo deve avere in sé il senso del movimento, del dialogo con una comunità che partecipa alla vita del museo, perché se fosse solo un museo dell'esposizione, un museo d'arte contemporanea, sarebbe davvero poca cosa. E quindi a noi invece piace pensare che sicuramente noi con l'arte contemporanea non cambiamo il mondo né lo salviamo, però possiamo cambiare il modo di guardarlo e di abitarlo.